Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, allora speriamo che siate connessi, collegati sul divano in tanti questa sera. Buonasera, bentornati a Cartellino Giallo, come promesso vi avevamo detto che vi avevamo fatto compagnia anche a Pasquetta, siamo qua come ogni lunedì sera su Teleromagna, l'appuntamento più irriverente del calcio di Serie A. Ne parleremo del weekend di Pasqua, di un risultati insomma un po' particolari con l'1-1 del Bologna in casa della Juventus, fermata dai rossoblù in maglia gialla. Continua la lotta tra Milan e Inter, con l'Inter virtualmente in testa alla classifica in attesa proprio della partita contro il Bologna, e in vista insomma di un derby di Coppa Italia di domani, tutto da vedere. Non perdo tempo, andiamo subito a presentare, anzi prima di presentare gli ospiti devo presentare una Chiara Piper, decisamente abbronzata già, ma di buonasera! Già. Buonasera! Buonasera, sì. Bentornata. Io sto fuori. Reduce da un 6-0 del Cesena, tennis, che non aveva più niente da dire, però insomma ha fatto tennis. Ha giocato a tennis. Come sì. Va? Benissimo. Sei già abbronzata, stai calma, però. Io mi immagino la Piper ogni tanto triste, che piano, non riesco a vederla, non riesco a immaginarmela. No, sto benissimo, stai sto benissimo. Te come stai, Stefano? Bene, molto bene, grazie, molto impegnato, sono giorni caldi sul fronte calcio e motori, perché insomma ricordiamo che ci sarà anche il Gran Premio a Imola la settimana prossima, quindi sarà una settimana un po' particolare. Di turchese vestita, molto, cambio, molto carino. Sì, ogni tanto hai preso la prima cosa che hai trovato, insomma, no, diciamo così. Va bene, va bene. Allora, vado a presentare, come sempre, in ordine di classifica. Ho parlato di virtualità, però la certezza e la classifica dice o sta ancora dicendo che, insomma, la lotta a scudetto è serratissima. 2-0 contro il Genoa. Io mi sono molto, molto annoiato al 60esimo, non vedevo l'ora che finisse, però, insomma, il trend è questo. In manica corta, caro Fabio Semprini. Buonasera, caldi. Buonasera, bentornato, come va? Tutto va bene. Ormai le vittorie nostre non hanno neanche la gioia, perché sono... No, una vittoria non convincente, no. Aspettando l'epilogo che è domani sera, è lì che sfrigola tutto. Sfrigola, no, volevo fare i complimenti, esatto, alla regia, perché guardo Chiara, stasera c'ha le stesse luci di Barbara D'Urso. Più o meno. Esatto, meno male. Si saranno accorti che mi stanno spuntando le rughe, ragazzi. Noi preferiamo Chiara tutta la vita, direi. Dicevo del pareggio tra Juventus e Bologna, insomma siamo passati da una Juventus che sembrava che insomma recuperasse speranze scudetto, invece ammazzate proprio in un paio di partite. Caro Gaddo Gaddoni, bentornato, insomma cosa dire? Male la Juventus. Male, molto male, ma quest'anno siamo abituati, la partita più bella l'ha fatta con l'Inter, quindi immagina te come può essere stato il nostro campionato. E vabbè, però quest'anno l'obiettivo è il quarto posto. Sì, avete preso un allenatore da 9 milioni per arrivare quarti. Sì. Luca Mastrangelo, bentornato Luca, come va? Sì, esatto, va bene, è un investimento importante, sì, 9 milioni per arrivare quarti, va bene. Stesso campionato dell'anno scorso praticamente. Va bene, contento di questa 3-1 per l'Inter alla Spezia, insomma che poteva essere una trasferta un po' insidiosina, invece l'Inter l'ha... Per certi versi lo è stato, perché insomma lo Spezia la sua partita l'ha fatta, ha avuto anche qualche occasione da gol, però come dice Semprini adesso... Adesso c'è questa partita di domani che catalizza l'attenzione, molliamo la presa sul campionato per 48 ore, quello che è,
perché io voglio andare assolutamente in questa finale di Coppa Italia che ci tengo tantissimo. Ma tanto hai preso un allenatore da 3 milioni, sei arrivato in secondi, perdi la finale, non cosa ti frega? Del mio allenatore, è un allenatore da 3 milioni, se è giustificato. Il mio allenatore ogni volta che incontro voi vi fa un culo così. Sì, gado, occhio, perché tu avrai la Fiorentina, si fa milioni la tu avrai la Fiorentina e se vai in finale di Coppa Italia con la Juve sai come finisce, quindi io aspetterei dopo il 16 maggio. Fermi tutti. Perché stasera purtroppo devo fare un annuncio triste, non vi godrete la bellezza della nostra cara Camilla che è stata impossibilitata a essere qua, ma sono molto contento, dato che serve molto parlare, abbiamo parlato di c'è stato Milan-Bologna, c'è stato Juventus-Bologna, poi qui ci sono anche delle anime basketare importanti, sono contento al posto di Camilla per stasera, ma chissà, magari Camilla potrebbe, Luca, essere fatta fuori, chi lo sa. Non so. No, tutto adesso essere. Adesso allora, guarderemo i dati audit di stasera. Se stasera facciamo più spettatori del solito, esatto. Ciao Camilla. In quella maglia lì, Pusseb. Abbiamo trovato l'antagonista anche per Chiara Cesena, che si è presentata alla prima puntata a settembre dicendo no, io vengo in pace perché non ho niente tra voi tre. Dopo quando vedo che colori mi accendo. E invece, cara Chiara, ti presento Davide su Instagram con la pagina Davide il critico, tifoso del Bologna. Oh, buonasera a tutti, intanto grazie per aver invitato il tifoso del Bologna, ma soprattutto non mi aspettavo che si chiamasse cartellino giallo perché visto l'ultima partita era più rosso. Esatto, ma siamo già verso l'arancione, mi sa che l'anno prossimo potremo anche cambiare. Però è bello vedere sia Juve che Milan perché noi con entrambe siamo riusciti a finire in 9. Esatto, e con 8 minuti, con 8 minuti di recupero ciascuna. Sono andato a Torino, ci ho messo 2 a tornare a casa. Ma ce l'ha con voi perché sennò tiravate via. Bravi ragazzi che... Avete pareggiato col Bologna, avete pareggiato con la Juve, poi adesso mi raccomando, alla prossima vi spostate. Te l'abbiamo messo proprio alla di fianco. Alla prossima vi scalzate. Perché te l'abbiamo messo proprio darti di fianco. Una scalzatina, darti una scalzatina. Nella puntata giusta, perché insomma dopo Milan-Bologna, Juventus-Bologna, ci sarà Bologna-Inter. E Davide, adesso scusate l'intermezzo baschettaro, però io Bologna non tifo per il Bologna, pur avendolo seguito, però è un grande tifoso della Fortitudo Bologna che speriamo si possa salvare. Ma speri insomma. Tu, ma che quindi, ci frega? Sì, speriamo. No, spero di cuore, quindi è una vita di sofferenza la sua. Assolutamente, assolutamente. Sì, esatto, va bene. Allora, adesso capirai un po' come gira, hai già visto degli assaggi fuori onda, dunque. Chiara, torno da te. Sono qui. Per il gioco e il prossimo gioco. Ha vinto qualcuno? Ha vinto. Sto giro abbiamo un vincitore, ragazzi. Bene. Da Alessandria, Eric Annaloro. Ha indovinato il pronostico Juventus-Bologna, tra l'altro. 1-1 aveva detto. Esatto. Bene, bene. Prossimo invece... gioco. Per vincere la nostra fantastica t-shirt di cartellino giallo, la nostra leggendaria t-shirt, dovrete indovinare con un commento sotto al post della pagina Facebook pronostico e primo marcatore del match Lazio-Milan di domenica 24 aprile. Alle 20 cosa fai e quella 45. Faccia che ogni volta li piallate? Ogni volta li piallate, cosa fai quella faccia? È vero, convinto, sempre. Allora, sempre, ci sono tanti argomenti, cosa partiamo? Dal derby, da Investcorp, da Juve Bologna? No, allora, coinvolgiamo subito Davide, intanto partiamo da questo. E si prende la puntata. E come lui. Al solito. Io stavo dando delle direttive e conduce Semprini. No, Fabio Semprini. Prego. Un commento in tutta risposta a Mastrangelo che ha detto che la Spezia è stata dura. Dico che Thiago Motta è riuscito addirittura a fare un cambio. No, due cambi in 5 minuti pur di bruciarseli. Vabbè, mica colpa di Thiago Motta se dolale il finishing dell'Orecchino, giusto per così. Luca, e gli ultimi non è mica colpa di Thiago Motta se dolale. Ha giocato in 11 nella metà campo dai tempi delle dilettanti che non si vedevano gli ultimi 40 metri di campo. Cuore di mamma, Thiago Motta ha avuto il cuore di piangere? Hai finito di piangere? Possiamo ridare la conduzione al conduttore? Prego. Perché lui si crede di essere nel suo Conad qui, che fa quello che gli pare. Ma mi sa che tra un po' ci torna nel suo Conad, dopo spieghiamo perché. Allora, no, Davide, dunque, sono molto contento che ti sia un tifoso del Bologna, che è una realtà che conosco molto bene come città, come ho molti amici tifosi del Bologna. C'è questa doppia anima, insomma, da una parte c'è una società solida, un presidente quasi inesistente, ma a questo siamo abituati, nel calcio di oggi i presidenti non vengono quasi più, stanno all'estero. Dall'altra parte però, insomma, vi aspettavate un pochino più di risultati, nel senso, non dico una competizione europea, però almeno stare un po' più su. Di alzare l'asticella, quando è arrivata la presidenza
sette anni fa c'erano state fatte un po' delle promesse, c'era stato detto qualcosa, e ad oggi siamo ancora lì a ballare in questo limbo che dobbiamo bene o male accettare. Sappiamo tutti che non è più l'epoca dei Gazzoni, dei Moratti, dei Berlusconi, e quindi il presidente ci può anche stare che non sia presente nella quotidianità. Però qualcosa di più lo vorremmo. Senti, lo con, vorremmo. Con la Juventus, un Bologna che ha giocato molto bene, ma anche nel primo tempo contro di noi, mi sembra che insomma interpreti un po' le partite, al contrario di quello che dico io delle 5-6 squadre, delle ultime 5-6 della classifica, che sono una cosa impresentabile. Il Bologna almeno gioca un po'. Ma noi abbiamo nel un primo motivo, tempo ha giocato anche il secondo tempo. Anche se ha giocato praticamente, cioè non avete fatto un tubo voi prima di tutta la partita. Abbiamo giocato malissimo e abbiamo tra l'altro Desciglio non può giocare in Serie A certi giocatori, Pellegrini, una cosa vergognosa. Poi abbiamo reso bello il Bologna, ha giocato bene, ci è andata molto bene. Abbiamo perso 9 Senti, contro ma 12. C'erano gli, mi hanno detto che io non ho visto la partita in quel caso, però non c'erano gli 8 minuti di recupero. No, c'erano gli 8 minuti di recupero. Diciamo che se c'è l'espulsione su Medel, c'è anche l'espulsione su Zaccaria. Facciamo che finiamo almeno 10 contro 11. Medel ha perso totalmente la testa. Sì, ha perso la testa, però se guardiamo le immagini, il tempo che tira fuori giallo e rosso, praticamente ha iniziato a fare il vigile urbano. Sì, esatto, cioè nel senso, è arrivato lì. A parte che l'arbitro, quando prende una decisione del genere, al 90 millesimo, deve riuscire anche a essere un po' lucido. Ma sai, con loro succede spesso. Ma sempre, più che spesso. L'arbitro è arrivato, è corso dopo aver visto il VAR in faccia a Medel, ma vai nel punto della punizione che non crea equivoci. Invece no, si è friondato in faccia a Medel. Cosa pretendi che ti dica Medel? L'ha mandato a spendere due volte. Senti, tu hai la maglia di Arnautovic, è stato, eccolo qua, è stato un acquisto, insomma, importante. Quell'attaccante di cui si parlava l'anno scorso tanto, che il Bologna deve prendere un'attacca, anche perché Barrow... un po' leggerino, cosa c'è? Di cosa ridi? No, è una succursale da Medel, Arnautovic, è una succursale, dell'Inter, vero? Già piange. È vero, ma gli hanno espulso Medel, gli hanno cose, adesso giocheranno con i giardinieri. Arnautovic, da voi? Ha vinto il triplete Arnautovic. No, era nel 2010, era la riserva... L'anno del triplete c'è Arnautovic. Sì, ma non giocava a pallone. E Arnautovic è famoso, non giocava praticamente mai. No, esatto. E Mourinho, negli aneddoti che raccontava sempre, c'è l'aneddoto che Arnautovic era abbastanza, insomma, abituato ad arrivare spesso all'allenamento in ritardo. Sì. Lo fece giocare una volta come premio titolare, mi sembra, a Verona contro il Chievo, Mourinho, perché... si presentò all'allenamento 2-3 giorni prima, Arnautovic, prima di tutti, arrivò per primo all'allenamento, solo che l'allenamento non c'era. Però e quindi Mourinho ha detto, sei un mito, sto giro ti faccio giocare titolare. Grandissimo, grandissimo. Allora, andiamo sul Milan, che cross che ha fatto Calulu, Cialda croccante Calulu. Bello, croccante Calulu, Che bello, Pier. C'è solo un Cialda croccante, però. Non ascoltare, No, ma io posso dire una cosa, possiamo togliere il tuo idolo? Vedi, il tuo idolo Calabria, che non gioca, metti terzino destro Calulu, quel cross lì non mi fa scherzare, Calabria. Non scherzare, perché poi ti devi beccare Gabbia centrale. È vero, infatti, se prendiamo un centrale come si deve, potremmo pensare a Calulu a destra. Però insomma partita abbastanza... Allora partita che abbiamo avuto la fortuna di sbloccare i primi 18 minuti, io continuo a dire da settembre, a prescindere dai risultati, che Leao io non lo sopporto, non mi piace. Ma ha fatto che gol dell'1-0? Ha fatto il gol dell'1-0, poi ha perso 4 palloni che sarebbe da prendere a calcio. Adesso dopo queste dichiarazioni domani fa gol sicuro. Non sono d'accordo perché era un mese, ma è già successo perché era un mese che gli rompava il mercato, non ha fatto gol. Però nel secondo tempo ha fatto Milan che però continuo a dire che vedo male, ma non tanto... La gente si lamenta del gioco, io ti dico, il gioco hai avuto un anno per farlo vedere, adesso il gioco non conta più niente, adesso conta vincere, punto. Conta chiuso. Vincere anche domani? Sì. Domani? No, domani puoi potremmo sapere... fare anche 1-1 come è già accaduto in passato. Ecco, infatti vuoi sapere qual è il mio sogno? Io mi giocherei l'1-1, risultato. L'1-1 e che escono per la differenza reti. Sì. Questo, oltre a essere il tuo sogno, è anche una mia grande paura ed è la prima paura che ho avuto appena l'arbitro ha fischiato la fine dell'andata con 0-0, siccome che c'è ancora la regola, ricordiamolo per gli amici a casa che forse non lo sanno, che in Coppa Italia ancora per quest'anno c'è la regola del gol in trasferta che vale doppio.
l'Inter dopo lo 0-0 dell'andata deve vincere per forza. Come arrivano le squadre? All'andata io ci ho pigliato in piena, perché vi ricordate che arrivavano malissimo, l'Inter era nel suo io problema. Sono convinto, ho detto sarà 0-0 brutto. Ho paura e sono convinto, adesso sono un vedendo po' le partite e con gli equilibri che sono cambiati. A me ha fatto impressione, lo devo dire proprio apertamente, mi ha fatto molta impressione Brozovic nella conferenza, cioè post partita, quando l'hanno intervistato. Io mi sbaglierò, ma secondo me il Milan prende una scoccata incredibile. Ti dico sempre che penso l'Inter, che siano leggermente favoriti loro. L'Inter è migliorata adesso, è in uno stato di forma mentale rispetto al pre-Juve, è migliorata, però... Non è che alla Spezia si è visto col Verona sì, è una col Verona bassa, sì, bella. Con lo Spezia. Discorso, il mio discorso di attitudine, cioè un giocatore che comunque arriva, hai vinto 3-1 la Spezia, fondamentalmente virtualmente sei primo in classifica e tutto, la prima parola che dici è non si può prendere un gol così, ti chiedono ma questa corsa scudetto è molto semplice, le dobbiamo vincere tutte, punto, fine. Sì, adesso ormai cosa vuoi che dica, la qualità è bassa ragazzi, ma questo campionato la cioè poi c'è il caso Empoli, sì, però che l'ho visto, io li ho visti Udine, molto è ancora salvo l'Empoli poi hanno recuperato comunque Lautaro che sta facendo bene, sì, rispetto all'andata è un'altra cosa, non lo so, io non la vedo bene per niente, cioè se dovessi giocarmi una fiche sulle due sì, sicuramente ma lo me penso la anch'io leggermente un pochino più avanti l'Inter, anche se come dice Luca non è poi un derby, è vero, una partita a sé può succedere di tutto. Mi ricordo un gol di Zapata agli ultimi minuti. Io me lo ricordo di Schelottolo. Me lo ricordo molto bene. Dico, quella qualità è alta comunque. Sì, no, sono anni che ormai la qualità è altissima. Invece la notizia di questi giorni è, tra l'altro c'è una notizia proprio fresca, che l'ambasciata inglese, l'ambasciata del Bahrain in Inghilterra ha confermato che c'è questa trattativa per il passaggio di proprietà, che sbuffi. No, tu sbuffi perché pensi già a quello che ti aspetterà nei prossimi 10 anni. Voglio notiziare capisco. Davide, che comunque deve capire che questa trasmissione si chiama Cartellino Giallo, virgola Milan Channel. Quindi certo, adesso parleremo anche del Milan che se lo prendono i Bahrain. I Baresi. I Baresi. Se la prendono i Baresi. Lo compra Baresi, sì. Quindi Investcorp, che ha già investito più di 1 miliardo in Europa, 200 milioni rotti in Italia e in altre cose... E adesso subito, prendiamo questo, prendiamo quello. No, anche perché speriamo di tenere il pericolo più importante, che non venga smantellata l'attuale dirigenza, no? Io a questi signori, quando arriveranno, la prima cosa che gli vorrei dire è intanto il timing con cui è uscita la notizia. Te la prima cosa che gli devi dire è se ti mantengono tutti i tuoi abbonamenti, ecco, se ti mantengono i tuoi posti. Di questo dobbiamo parlarne. Dove, perché adesso che sei così con Scaroni, vai a San Siro, fai quel cazzo che ti pare, ma se arrivano i catarioti, gli arabi, le tue amicizie, hai voglia te regalare i pacchi di pasta, i pacchi di Natale dal Conad? Perché te tutti i tuoi... Parliamone. Tutti i tuoi vantaggi da San Siro, lui se li ha guadagnati in anni di regali col gol. Questo è un tema importante. Comunque questo è un tema importante, perché dopo aver passato 3 proprietà e aver mantenuto tutti bene, esatto, quindi, stavolta cioè rimettersi in gioco un'altra volta, mi sento più sotto esame di Pioli, mi sento in questo momento. Dico la verità. Sempre i Napoli, sempre. Ma vedrai, che l'Emiro ti darà comunque... Secondo me l'Emiro mi vorrà bene. Ti darà sono convinto, però gli devo dire che ha sbagliato un attimo i tempi, perché arrivare a 5-6 giornate dalla fine, che mi salti fuori col passaggio di proprietà, che la squadra deve stare concentrata, bisogna che... Beh, probabilmente anche il Milan ha... Però denota anche, tu Luca l'hai detto prima, quanto tempo è che senti tante chiacchiere per l'Inter? Io sono 6 mesi che sento che Piff è lì e ci sta per prendere, lo sento da 6 mesi, che è lì e ci sta per prendere, poi quando è la fine il tempo passa. Però non hai capito, ma te Piff per voi? Piff è quello delle Iene, No, per dire, la comunicazione però è stata efficace, perché il Milan, cioè anche con certe trattative di mercato di questi 2 anni, abbiamo lavorato sempre sotto traccia. Quando non escono le cose, vuol dire che si lavora bene, no? Sì, Icky lo prendete? Chi? Icky del Bologna. No, per me lo puoi tenere, guarda.
lo scozzese c'ha 20 anni. Madonna, magari da fortissimo. Hai visto come te la no, fortissimo, perché siete filo interisti, non mi piacete. È chiuso da, sarebbe chiuso, ecco, è terzino sinistro, sì. Giusto? Quindi fa anche il destro, 19 anni. No, ma loro c'hanno Calabria, lui. Calulu anche. Calabria. Calulu ti devo dire la verità, Calulu l'ho rivalutato molti qui a Cartellino. Lo guaglionavo Calulu, ma non è così scarso. Gaddo, ti sento silenzioso stasera. No, cioè, ascoltavo. Lo so che non vedi l'ora che ascoltavo. Finisca questa stagione, però insomma. C'è ancora mi fanno i pranzi lì. Mi fanno tenerezza, capito? Stanno discutendo di, una Coppa Italia che per me è robaccia, capito? Robaccia. Sì, robaccia, però se c'è Juve-Inter in finale voglio vedere. Sette volte la Champions, questi il triplet, e poi sono lì a discutere per una Coppa Italia che è il sogno. Ma quale sogno? Noi quelle Coppa Italia le buttiamo nel bidone del rusto. Allora vai fuori, no? Allora vai fuori dalla Fiorentina. Le mangiamo di Coppa Italia. Il sogno della Coppa Italia deve essere di loro, deve essere il Cesena. Voi sette volte tirate fuori, noi sette Champions, loro il triple. Non è che te le tiro fuori, Leo. Ma vabbè, io se vinco la Coppa Italia. Potevano essere sei, Gabbè, invece sono sette. La butto nel bidone del rusto la Coppa Italia, hai capito? Allora, teniamo Bernardini, segna la registrazione. Colombo? Colombo, allora, innanzitutto una notizia. Vengo qui con la Coppa Italia. Adesso Gaddoni dovrà provare, documentare. Se vinco la Coppa Italia, lunedì dopo, se viene qui a esaltarla, rimandiamo tutti in onda. Esatto. Il bello della TV è Stefano, dammi ragione. Uno del Milan dell'Inter. Gatto, quando sogno, io facevo la Supercoppa europea all'Intercontinentale, ti capisco. Ah, bravo. Però non è che si può fare l'Intercontinentale. Vabbè, ho capito, ma io credo che la Coppa Italia. Perché la giochi? Perché la Coppa Italia sarebbe. Fai come noi che siamo usciti con la Ternana 4-5. Allora si sono tolti avanti 2-1 prima tempo. Il sogno deve essere il vostro. Infatti, vedi come noi coronavamo. Ma se con la Ternana Roma in finale di Coppa Italia, c'è Bologna. Certo, bravo. Tra l'altro ha già vinto. Questo voglio dire, 64. Capito? Questo va bene. Tre minuti ancora per dare il via a qualche domandina. Perché mi guardi così povera? Sì, ti ho un po' trascurato. No, assolutamente. Io avevo una domanda che non Davide? È segnata. No. La mia domanda è, ma perché mi avete messo un gufo? Non lo so, stasera la tua serata c'è quello di Bologna e il gufo. Veramente? Ma questa c'era anche l'altra volta, non lo so perché. Non è un gufo. Dovrebbero ringraziare. Cos'è? Ecco, adesso andiamo su cose porno. Non è un gufo, è un uccello. Ecco, lo sapevo. Dovrebbero ringraziarti comunque, perché se in regione vedono un po' di Serie A è perché riescono a venire da Lara. Bravo, Davide è già entrato nello spirito del programma, devo dire. Poteva essere che te lo do al 27. Ecco. Dai, due domande, Chiara. Ci sono passati il gufo. Dai. Luca? Vai. Credi che il derby domani sia uno snodo cruciale anche per il proseguo del campionato? Sì, infatti il contraccolpo psicologico. Allora, il derby. Aspetta, che c'è il Priscia, aspetta. Non è finito. Pensavo che. Chi vince potrebbe affossare la squadra cugina dal punto di vista mentale? Ancora questo discorso dei cugini, non siamo cugini. Allora, comunque. La crisi dell'Inter era cominciata dopo la famosa doppietta di Giroud, perché l'Inter fino ai due gol di Giroud stava anche giocando bene quel derby e veniva da un periodo dove stava giocando benissimo. Quella doppietta di Giroud ci diede una batosta psicologica che a me lasciò un po' sorpreso, perché non è ok, importante. Perdi un derby però tirati. Ho sentito sia Simone Inzaghi che Pioli dire: il campionato è un'altra cosa, non ci saranno batoste psicologiche, chi va fuori, non credo a queste parole. Secondo me può essere una partita che psicologicamente pesa tanto. Pesa. Fabio è lì può che essere una partita gongolava. Che pesa. No, sono d'accordo con lui. Va completamente. Bene. D'accordo sì, perché sempre io lo dico qui dopo di me, quello che capisce più di tutti di calcio. Ah, beh, questo senza dubbio. No. Vai chiaro, un'altra domandina. A questo punto faccio la domanda sempre. In vista del derby, secondo te chi sta meglio fisicamente e mentalmente? Eh beh, l'ho detto prima, se ho una fiche da giocare la gioco chiaramente sull'Inter, dato il momento e dato il periodo. Io il Milan col Genoa non l'ho visto bene. Ha vinto ma non ha convinto. E loro mi hanno dato un'idea di solidità completamente diversa, molto più da squadra, anche abituata a vincere. Allora, dato che siamo in chiusura, fai la domanda a Davide sul il Bologna ha già giocato contro il Milan, perché così ci dice lui un po' cosa pensa. Sì. Ti chiedono,
Il Bologna ha già giocato contro Milan, Napoli, Juve e manca il chiacchieratissimo ritorno con l'Inter. Quale squadra ti ha impressionato di più? Chi la spunterà alla fine della lotta a scudetto? E cosa pensi della discussione infinita sullo 0-3 tavolino che non è arrivato? Colpa loro, tra l'altro. Ma allora, partiamo subito con l'ultima domanda. Mi è molto dispiaciuto che ci fosse stato il dubbio che il Bologna avesse cercato un motivo per rimandarla, come se a noi cambiasse qualcosa a giocare con l'Inter prima o dopo. A noi non cambia niente, perché tanto il 99% delle volte la perdiamo, come questa volta. Per quanto riguarda invece le avversarie con cui abbiamo giocato, beh, allora il Napoli, noi l'abbiamo beccato in un momento di forma eclatante, quindi poco da fare, tutte a casa, va bene. Il Milan l'abbiamo beccato, io ero convinto di non perdere, soprattutto perché noi adesso stiamo facendo il nostro campionato anche per Sinisa, quindi non stiamo giocando solamente per, certo, per i motivi soliti dello sport, noi abbiamo delle motivazioni extra sport. La Juve l'ho vista malissimo. Ragazzi. La Juve senza quell'arbitro lì, io torno a casa con 3 punti se non sei in macchina. Bravo Davide, sei stato perfetto. Buon Davide ci spiegherà dove ha sbagliato. Va bene, allora ce lo spiega dopo la pausa, finisce la prima parte di cartellino giallo, state lì, torniamo subito. Ragazzi, cosa avete trovato dentro l'uovo di Pasqua? Cosa che abbia trovato? Le solite deludenti sorprese di tutte le uova di Pasqua, Piper. Una a una in casa del Bologna, te ti rendi conto, raggiunto non in extremis, di più, da questi qua, guarda, al 95esimo abbiamo segnato una roba, guarda, da matti. Niente di buono neppure per me, solito arbitraggio scandaloso che il Bologna subisce tutte le volte che va là. Certo che tra bolognesi e juventini, io non so chi mi sta più sulle scatole. Sarebbe proprio bello battervi un giorno. Sì, pensa ad arrivare in Serie A. Dai, va là, dai, Piper, dai, va là. Oh, beh. Allora, domani sera, sei pronto o no? Sì, io sono pronto. E tu? Sei pronto? È chiaro che sì, amico, che sono pronto. Che sia la sfida pulita, eh? Bella! Sì, onesta. E ricca di gol. Di giocate di classe. Di colpi di scena. Ma soprattutto che vinca il migliore. Cioè, noi, eh? Sì, no, no, noi. Voi siete ridicoli. Ridicoli noi? Avete un nonno in porta, un palo della luce davanti e siamo noi ridicoli. Oh, a me va bene anche vincere all'ultimo minuto con un rigore rubato. Va bene? E anche a tempo scaduto. Per me finisce malissimo. Seconda parte di cartellino giallo, come ogni lunedì sera su Teleromagna, canale 14 del digitale, canale 518 di Sky. Allora, parlavamo di Bologna, di Juventus Bologna. Allora, io chiedo alla regia, perché così, dato che dobbiamo fare gli educati, abbiamo un nuovo ospite, dobbiamo trattarlo coi guanti, di mandare una foto, che così ci fa conoscere meglio Davide, perché Davide è l'individuo che regge i due aste di Mihajlovic. Eccolo qua, in un pomeriggio invernale, una sera invernale, l'essere a Bologna, umano. Dall'Ara. Però c'è una storia su questo, sì, su questo due aste, vero? Sì, allora, questo, come vedete, è bianco e nero, non ha colori, quindi non sì, voleva tanto legarsi alla squadra quanto alla persona che sta combattendo fuori dal campo. L'ho fatto appena si è scoperta la malattia. Sì. Anni fa, e avevo smesso anche di portarlo, sono sincero, guarda, dico una cosa, che avevo smesso di portarlo dopo un Bologna-Benevento, ci furono un po' di polemiche per un video saltato fuori dal pullman, delle frasi di Mihajlovic interpretate un po' in modo non piacevole, e quindi mi ero un po' distaccato, era poi guarito, quindi non sentivo più quell'attaccamento nel portare quei due aste. Adesso invece che è tornato a guerrigliare, a fare il lottatore, il guerriero, come è sempre stato, contro questa malattia che batterà anche questa volta, io sono tornato. Però è stato sempre un rapporto amore-odio, quello tra Bologna e Milano. Amore e odio, che però diamo i meriti, perché ci sono dei meriti. Sinisa ha portato a Bologna un'ambizione che non c'è mai stata. A Bologna un'ambizione come quella che ci ha portato lui non c'è mai stata. Ma e neanche con Gazzoni, sì.
negli ultimi anni. Hai ragione. Noi abbiamo sempre scudetti, però prima andiamo un po' troppo indietro. Sì. Però diciamo che nel recente passato ha portato un'ambizione che non si era mai vista a Bologna, quindi di questo ne saremo sempre grati. È anche vero che è difficile però che in una piazza rimanga un allenatore per più di 3 anni senza aver vinto nulla e non aver cambiato qualcosa di nulla nella posizione d'arrivo. Però lui secondo me, scusami, è sempre arrivato dove il Bologna doveva arrivare. Ma vediamo, è difficile che il Bologna possa fare tanto di più. Vediamo Luca, perché quest'anno l'obiettivo fissato è il 10º posto, eh? Vediamo, perché dove deve arrivare? Bologna ha davanti... Chi? Quali squadre ha davanti? Quando tu vedi il Sassuolo che va in Europa lì, l'Atalanta che ok, commesso. Ma il Sassuolo c'ha un attacco che il Bologna ce l'ha. Appunto, ma il Bologna deve essere. Vabbè, ma io a me di chi abbia le responsabilità, poi dopo un po' inizia a interessare ragazzi, anche me. Bologna meno. È una squadra storica comunque. A me dicono che deve arrivare dentro. Bologna sarà anche storico, ma davanti te Arnautovic, Budelmoro. Infatti la domanda, Raspadori, Scamacca, Arnautovic e anche Barro, adesso lascia perdere che sta facendo flop. No, ma non devi lottare adesso, dico negli anni. Da quando è arrivato Saputo nel 2014, loro si aspettavano dopo un po'. Ma te sei passato agli ultimi anni dove c'era Baggio, Anderson, Signori. Ah, sono già passati 20 anni. Sono passati un po' di anni. No, però voglio dire, dai, c'hai Arnautovic, Barro, ragazzi. Ho capito, Fabio, ma non hai capito. Stefano. Sì, ma dietro c'era anche il buon Gazzoni. Del discorso. Sì, però giochi con Medel. Medel non sarà mica buono a giocare a pallone. A conclusione di tutto questo, arriviamo al discorso che, se ti ricordi, quando io andavo a Bologna a fare le interviste ai mercati di Bologna, chiedevo sempre ai tifosi bolognesi, li pungolavo sull'argomento Saputo, e i tifosi del Bologna... Era intoccabile ogni volta che dicevo, ma Saputo non si potrebbe fare. Era intoccabile. Adesso vedo che con qualche anno di ritardo cominciano a dire: però. È assurdo non mettere anche, come dire, sul banco degli imputati per dei mancati risultati anche il presidente, perché. Certo. Capo, quindi tutti quelli che sono sotto di lui li ha scelti lui, non è che lo scelti. Però la tifoseria ha fatto un comunicato molto chiaro contro Fenucci, Di Vaio, quindi una frangia della tifoseria ha colpevolizzato Fenucci, Di Vaio, Bigon, santificando comunque ancora Saputo. Adesso, secondo me, anche Saputo ha delle responsabilità, perché quelle persone le ha scelte lui. Ma anche tu Bigon lo chiami Bidon? No, quella è la prima volta che lo sento, posso essere sincero. A Bologna ho amici che lo chiamano Bidon. Senti, ma dobbiamo, dato che insomma Chiara ha fatto 8 mesi tranquilla, adesso questa sera farà un po' di bagarre anche. Cioè, c'è un fatto che, guarda che loro li pensate più voi, perché a Bologna non è che hanno tanto interesse per il Cesena. Ma no. C'è questo complesso di inferiorità. Anzi, noi pensavamo di star simpatici, perché d'estate Riviera portiamo un po' di colore. Esatto. Invece è peggio. Quando venite con le vostre canotte della Fortitude potreste stare anche a casa vostra. Anche della Virtus. Anche della Virtus. Potreste stare. Io bianco e nero non è che proprio. No, ma più che altro è che odiano la Romagna. Però sono sempre qua. Sono sempre qui. Gigi e Andrea in Acapulco. Esatto. Sono tutti lì. Sì, andiamo a far Ferragosto io e te a Bologna da solo con Bologna vuota. Ah, bella! Bello. Come Acapulco. Con la bombola d'ossigeno, perché sono 40 gradi a Roma. Esatto. Va bene, allora un minuto di domandine. Non fare l'arrabbiata. Non sono arrabbiata. Vedi, è giusto che anche tu abbia il tuo comunque non ho dei brutti ricordi. Tanto alla fine... chissà quando mi incontrerete ancora. In spiaggia. In spiaggia è facile che li incontri in spiaggia. Stasera sto rischiando la cacciata da Teleromagna. L'auto giallo. Chissà, magari accadrà. Vai con una domandina, Chiara. Ragazzi, non vi preoccupate, torneremo in Serie A. Ma con le spranghe a caricare. Ecco, messaggi di pace. Va bene, ragazzi. Ma torno seria. Questi messaggi a Pasquetta. Vai. Il nostro pubblico che va con le spranghe a caricare tutte le domeniche nei vari stadi, perché ci seguono tanti tifosi. Come tutti noi, e tutti chi non va con le spranche di Gardoni ci va. E chi? E quindi, esatto. Va bene, dai, domanda. Ti chiedono il Green Pass e la spranga quando è. Esatto. La faccio al Gaddo. Gaddo. Dai, che abbiamo un minuto per il web. La Juve di Allegri sta facendo. Io te la darei una bella sprangata, te la dai. No!
Però Gallo, grande leggerezza di Gallo, era svitto da un'ora, se l'è stato appunto per quello. Prego, prego, questa cosa che lo prendo tutte le volte. Siete pronti? Devi prendere lui. Prego, è un cartellino. Hai preso quello che non ha preso Zaccaria. Tutto secondo copione. No, non c'è copione. Torta. Torta, la ruota. Va bene, gira, ragazzi. Torta. Davide, prego. Vieni, ti insegno. Certo, ci mancherebbe. Vieni, prego, vieni. Prego. Io te, no, qui. Siamo qui. Io? Vabbè, chi se no? Chi prego, se no? Fate entrare la torta. Ciao, Sibro. Il gatto si becca l'ennesima torta in faccia. La sprangata è così. Questa gaddo, è pronta la torta. Ho capito, ma non è colpa mia. A parte che Righi ha la colpa. Non cercare scuse, prego. Vai, andiamo. Guarda, guarda che butta gli occhi. Vado, 3, 2, 1, no. Oh, bene, bene. No, portate pure i tovaglioli, Scottex, è tutto, sempre calmati. Non mi sta bene. Bene, ricomponiamoci, grazie. Allora abbiamo un bel asciugamano, perché sempre meno, sempre più crisi. E una volta avevamo. Devi giocarti tutto in un minuto, Gabbo. Ascolta, Romagna! Dov'è qui? Va bene, va bene. Intanto che Gabbo si ricompone. Beccati sta trombata. Intanto che si ricompone Gabbo, andiamo con Via col Web. Vai, Chiara, metti a posto, grazie. Via. Carica musica. Lunedì porteremo un bel pacco di Scottex e cose, perché c'è, cioè, Gabbo deve uscire, perché va bene, mi mandate il web, vediamo questa settimana cosa è accaduto di esilarante sul web. Cassano ha detto che ho culo, lui lo conosciamo tutti onestamente, non è te a rispondere. Sì, ho letto. Posso dire una cosa da interista? Ha ragione, Ancelotti. Basta, cioè, basta, ma Cassano. È incredibile come sta facendo terra bruciata da anni intorno, ma a sé. Si fa è compatire da tutti, da tutti. Cioè, puoi discutere Carlo Ancelotti che ha vinto non so quante Champions, è ancora lì che va avanti in Champions, ma lui è discute tutti pazzesco. Quelli che hanno successo, tra l'altro. Sì, 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 lui basta che nessuno gli tocchi il suo cazzo di Messi, perché che per lui, carità, va cioè, bene, bravo. È ridicolo, ridicolo. Per cui lui ridicolo. Fa terra bruciata sul Cassano. Andiamo avanti, grande Carletto. Lele. Atalanta è dall'Europa League, romanisti unici rimasti a giocare in Europa. Beh, figurati. I birra Moretti d'Europa. Ancora per un paio d'ore, c'è un commento, quindi pensiamo anche noi così. Beh, figurati, la Roma adesso ce lo rinfaccia per anni, che è l'unica squadra rimasta in Europa. Italiana. La Gazzetta dello Sport, quindi tweet giusto? Al prossimo cambio di staff porto come anche da Ingolan per far capire ai giocatori cosa non fare. Che ne dici, Raja? grande, quindi vabbè, l'ha presa con spirito. L'ha presa sul ridere perché sa che è vero. Esatto, no, anche perché sennò glielo tira, se lo trovava fuori. Che pacco fuori che è stato casa. Quello io. Ninja. Il Genoa si rende pericoloso al 93esimo, Maignan tu non puoi passare, sì, insomma. Oh, Maignan sono tre partite che fa una parata decisiva sempre, almeno anche col Bologna. Siamo che continua. Portiere coi fiocchi, veramente un acquisto azzeccatissimo. Mentre Donnarumma continua a far cappelle. Sì, ho visto che ha fatto. E vuole tornare. Anche qui c'è Pirlo, ovviamente. Sta ridendo. Con sì, è già un'espressione molto più allegra. Iniziare il pranzo di Pasquetta con l'eleganza del maestro Pirlo e finire a petto nudo già al secondo giro. Chissà come è andato a finire il pranzo. Tra l'altro da solo l'ha fatto, no, con la famiglia. Povero Andrea. Che ci fai fuori dalla Champions con meno punti in classifica rispetto a me senza Supercoppa? Pensavo fosse un top allenatore. E stipendio 15 volte più alto. Ragazzi, i fatti sono questi. Gaddo, Gaddo, tuo amico Pirlo l'anno scorso andava meglio di Allegri. Gaddo, i fatti sono questi. Quindi questo piglia 9 milioni, eh? Vabbè. Però, e poi Pirlo aveva più credibilità di Inzaghi nello spogliatoio, sì. Ricordiamoci. Sì. Gaddo, dammi, ormai qui sembra carnevale, cos'è Arlecchino. Mamma mia. Guardate che veramente terze e quarte maglie sono diventate dei pugni in un occhio. Nuova maglia della Juve, la quarta maglia, abbinata alle scarpe della Lidl, dice un commento. Sì. Andiamo avanti. Medel contro gli arbitri, siete della Juve. Proprio. Guarda l'espressione di Medel come è arrabbiato, vedi, proprio lui che è molto arrabbiato. L'arbitro si è fatto rispettare, ha tenuto. Esatto, vedi? esatto.
proprio gliel'ha detto proprio chiaro in faccia. Gli ha detto smettila per favore di urlare. Naturalmente Medel ha detto una sacrosanta verità, quello che pensiamo tutti. Juve Bologna, Coro sfottò dal settore ospiti, lo hanno cantato a fine partita. Come mai la Champions League tu non la vinci mai? Che credo sia un coro reso celebre da una persona che ospita. Questa è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Ormai... unire le tifoserie nello spottò contro la Juventus è veramente la soddisfazione più grande della mia vita. Guarda il video che ho fatto, solo per te. La Champions League tu non la vinci mai, non come mai, non come mai. Gatto, siete stati bullizzati dai tifosi del Bologna. Questo è il video tuo, Davide. Io faccio anche fatica di parlare mai del Bologna, perché è una città che amo, tra l'altro bellissima tutto. Ma ai tifosi del Bologna che cazzo, come mai, cioè, così devo dire? Veramente. Guarda che è un tasso di intelligenza che guarda che l'hai preso, guarda che l'hai preso. Gatto, ti do ragione, su questo ti do ragione. Proprio il Bologna. Se avete un monte ingaggi che è come il PIL di un paese europeo, è ovvio che dovete vincere la Champions. Cantate, che ne so, felicità di Albano. Felicità. Cazzo cantate come mai voi? Felicità. Guarda che c'è... Lo sanno tutti che voi avete preso CR7 per vincere la Champions. Loro hanno preso Barro, non hanno mica preso CR7. Quindi tu eri a Torino, mi hai dimenticato di dirlo, quindi tornato all'Alba. È tornato quando ci hanno fatto uscire. Quanto vi hanno tenuto dentro? No, lo so, 8 minuti di recupero. Vabbè, anche per il recupero. Ma vi hanno fatto uscire dopo quanto? No, la solita oretta. No, perché a Torino ricordo... c'è l'ultimo. Ci tenevano dietro... Ma dite grazie, io tenevo lì tutto. Milan, Bologna 0-0, Juventus, Bologna 1-1 e quindi l'Inter suda adesso, L'Inter suda adesso. Ma si scanseranno, vero Davide? Assolutamente. Si metteranno a pecorina contro i prescritti. Giocheranno con il Bologna già in sabato con la salvezza acquisita. Che strazio questi discorsi in Italia, però mamma mia, basta ragazzi. Ma sono tutti i tuoi compagni di tifo, sono. Basta. Va bene, domande, Chiara. Luca, riparto da te. Ma perché non fai una domanda a Davide? No, scherzo, vai. Perché non ci voglio parlare. Non ci vuoi parlare. Vai, dimmi. Vieni a vedere Inter, e Bologna-Inter. Cosa dovevo andare a vedere io? Una partita di Serie A. Che bella questa cosa. Chiara, ti ascolto io, non li cagare. Allora, qua ti chiedono, a proposito, dopo lo dico dopo, Sensi è andato alla Samp per non perdere i mondiali, ma i blu cerchiati non stanno certo brillando nel gioco e nei risultati. Neanche l'Italia. Non rischia di bruciarsi definitivamente, ne approfitto per dire che è diventato babbo Stefano. Tanti auguri, questo non lo io, Stefano auguri Sensi. Auguri alla mamma Sensi. Giulia. E alla piccola Ludovica! Ma brava, adesso fai Luca, dai. Devo fare sto discorso su Sensi. Tu hai difeso Sensi. Io Sensi l'ho difeso sempre. In ogni modo. Lo devo dire, sì, quando ha deciso lui, perché è lui che ha deciso e ha spinto per andare alla Sampdoria, io lo avevo messo in guardia dicendo vai in una squadra allenata dal maestro. Uno scappato di casa. Una squadra che le sta perdendo tutte, una squadra che non retrocederà solo perché ce ne sono tre peggio. Tu quando andrai lì ti unirai all'andazzo della squadra, in una squadra così in caduta libera non è che vai lì e emergi e ti fai vedere. E infatti poveretto è andato in una squadra che con Giampaolo 11 partite e 8 sconfitte, cosa resterà di questa esperienza alla Sampdoria di Sensi? Che nessuno si ricorderà che è andata alla Sampdoria, ha finito il prestito, tornerà all'Inter. E l'Inter se lo terrà o lo darà di nuovo in prestito? Se lui invece rimaneva all'Inter con un Vidal così, con un Vecino e Gagliardini che non vengono mai presi in considerazione, forse giocava e forse trovava un po' di spazio. E invece no, Levlu andè alla Sampdoria, ci stè un zuccone. Bravo! Se sei stato uno zuccone, dovevi stare da noi, perché l'Inter non si lascia per andare alla Sampdoria da Giampaolo. No, lì è una cosa fatta per... cioè fa un po' ridere anche per il Mondiale. Per favore, dai, stato. Mollare l'Inter per andare da Giampaolo, ma veramente io il tuo procuratore, che non so neanche chi cazzo è, lo prenderei per un orecchio, lo prenderei. Sicuramente con Vecino, Gagliardini, cioè con le riserve che c'erano, però aveva trovato comunque poco spazio, no? Cioè sì, aveva giocato... C'è anche caso, caso che sia stata una cosa di comune accordo, perché gli hanno detto che non avrebbe giocato. No, l'Inter lo voleva tenere perché lui aveva fatto anche il gol che ci aveva fatto passare con l'Empoli. E Inzaghi ha detto io vorrei che restasse. Poi lui
è voluto andare a Sampdoria per giocare, per farsi convocare in nazionale, anche consigliato da Mancini. Però te cambi aria a fine stagione se vuoi cambiare aria, ma devi rimanere lì, devi lottare per un posto, ti eri fatto vedere in Coppa Italia, adesso noi giochiamo con Vidal, che Ridolini lo chiamo io, quando entra fa sempre cagare. È entrato anche con lo Spezia, voto 5 della Gazzetta, ha fatto imbestialire tutti i tifosi dell'Inter, entra, sembra un cane morto, Vidal. Vecino e Gagliardini che non sono mai presi in considerazione. Se Sensi adesso era all'Inter, giocava, non dico titolare, ma giocava. Arringa di 4 minuti di Luca. Sono incazzatissimo con Sensi. Dai, ma io sono convinta che lui sarebbe voluto rimanere. No, è lui che sono i procuratori, il male del calcio! Andare. È un ex Cesena, no? Certo, allora si spiega tutto. No, vabbè, sono d'accordo. Il procuratore, infatti, il procuratore che ci ha portato la Chiara. Poi esatto, è lo stesso che ci ha portato Chiara. Sì. Vai, Chiara, domanda. Stasera ti teniamo sotto. Vai. Gadon. Si parla dell'interesse della Juventus. Gadoni, cioè, no, Gadoni stasera è di un'indolenza, certo. Non parla. Poveraccio, viene da un pareggio col Bologna. Come dire. Ma povero Gaddo, veramente. Ha mangiato anche troppo pasta. Ma vi ricordate pasta, i primi due anni cartellino giallo com'era in panca? Sì, perché vinceva gli scudetti. No, sempre. Ma noi adesso Ronaldo. Adesso che vinci sti due maroni, mai sei così mogino? Uè, hanno finito i soldi per gli arbitri. Vai, Chiara. Dai, via. Adesso ci mette anche lei. Non farvi niente che prendo un altro giallo. Dai, verde. Vai. Allora, dicevo, si parla dell'interesse della Juventus per Jorginho. È il centrocampista che potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero? Nel caso non fosse lui, chi vorresti? Peggio di così, credo che insomma. Allora. Adesso dice che vuole Milinkovic-Savic. No, Rabiot. Lui tiene Rabiot perché c'ha il fisico. Rabiot è bravissimo, si è mangiato un gol che non era facile. Oh. Rabiot è buono, Rabiot. Dentro la porta c'è da tirarlo fuori, non era mica facile quello. Rabiot però è un bel giocatore, a me piace. Un bel ragazzo. A me piace. Saluta sempre, una brava persona. Saluta sempre. Bravo, cioè noi ci servirebbe. Abbiamo Arthur. Davvero. Abbiamo quel bagaglio lì, come si chiama, Arthur. Ma quello non è un giocatore, quello è un bagaglio, capito? E ah, quindi c'hai Maramao anche te allora. No, io spero che arrivi Milinkovic-Savic, dai, intanto così. Lo spero possiamo così. Comprare, noi possiamo. No, tra l'altro oggi ho visto un titolo, la Juve ha la carta, la contropartita tecnica giusta da dare alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic. Chi sarebbe? È? Fagioli con le cotiche. Fagioli. Cioè, la Lazio mi dà Milinkovic-Savic e voi gli date fagioli. Però fagioli. Dai, voilà, Mattalè. Fagioli è il miglior centrocampista della Serie B. Fagioli con le cotiche. A proposito di Lazio, Romagnoli. Oh, in settimana sembra che sia quasi fatta per la Lazio. Ah, ma l'acquisto. No, però era arrivato nel 2015, che doveva essere a 20 anni il difensore del futuro, alla fine ha fatto delle buone partite, però purtroppo è una buona riserva. Non è forse migliorato per quelle che erano le aspettative. A me non è mai dispiaciuto. Romagnoli alla Lazio libererà il posto di un giocatore che mi hanno detto interessa molto all'Inter e alla Juve, che è Acerbi come panchinaro. Sì, Acerbi dovrebbe andarci come panchinaro. Ma io non so cosa aspetto. Comunque io ricordo che anche quando Acerbi è passato da noi, schifo Acerbi di qua e di là, poi ha fatto delle fortune della Lazio. Sì. Ma Pogba? Che cazzo c'entra? Pogba come sta? Non so, l'hai sentito? Non so che cosa si aspetta a portare a casa uno come Pogba. Telefono. Ma ascolta, ma riprendetevi Pjanic, dai. Tanto voi sono sempre quei tre. Allora, io la Juventus vorrei, se è vero Rudiger a parametro zero, se è vero che la notizia che è uscita sulla Gazzetta, e Milinkovic-Savic. Basta, finita. Basta addirittura. Quadra, solo? Recuperi Chiesa e poi... Uno arriva a parametro zero, l'altro ci vogliono 65. Dategli Soriano, dai. Vuoi Soriano? Buonissimo Soriano. No, Soriano a fare quest'anno da fatto male, ma l'anno scorso ha fatto un bellissimo campionato. L'anno scorso Soriano ha fatto 9 gol e non è riuscito a arrivare in doppia cifra, perché lui non è mai arrivato, c'era il record. Più che altro lui non è riuscito a raggiungere la nazionale, che secondo me gli ha tagliato un po' le gambe quest'anno. Magari fosse andato in nazionale avrebbe avuto... Ah, con i giocatori che abbiamo, i Pondenca Soriano. Va bene, dai, ultima domandina. Poi andiamo con dai, domanda velocissima, Davide. Madonna, tocca fargliela. Una faticaccia. Mamma mia, oh. Sentiamo. Ti chiedono cosa ha dato in questi anni e cosa continua a dare Sinisa Mihajlovic al Bologna. Allora, continua a darci risalto mediatico,
che non è una cosa da poco per una Bravo. Società come il Bologna, che comunque, sai, parlano sempre di Juve, Milan, Inter. Quindi dà anche risalto a una città importante e storica. E in più ha portato ambizione, ha portato idee. Adesso lasciamo perdere il fatto che dopo 3 anni e mezzo magari queste idee abbiano perso un po' delle basi in alcuni tratti, però ha portato ambizione, idee e mediaticità. Cose non da poco per una piazza come Bologna. C'è un'altra domandina però per te, molto molto interessante. Perché ridi? Te la leggo. Ti ricordi Cesena Bologna 0-2? No, no, senti, sì. Senti. No, non è quello. No, ma ti riguarda un po' tutti, dai dai che dobbiamo andare a chiudere. Va bene, dai. Sui social hai scritto, oltre 60 chilometri non è la squadra che dovresti tifare. Certo, e lo sottoscrivo. Dove sono anche a me mi fanno due balle così a Bologna. Ah, ragazzi, ragazzi. Beh, hanno ragione, dai. Democraticamente ognuno può tifare quello che vuole. Voi potete fare... Però se mi dite che... Poi tutto è nato perché stavo tornando da Torino in macchina con un mio amico. Mi fermo, cantavamo le solite cavolate che si cantano di rientro dalla trasferta. Il mio amico mi dice, oh, ti stanno guardando male. Mi giro, guardo il cartello, era Piacenza. C'erano i Juventini. Va bene, però a Piacenza io canto quello che voglio tornando a casa. Se poi loro sono Juventini, saranno fuori luogo loro a Piacenza, non io. Sopra i 60 chilometri hai scelto di tifare chi vince, non hai scelto la tua città. Liberissimi di farlo, ma non hai scelto la tua città. A me piace viverla di più, ecco. Dipende dalle storie. Io esatto. sono mio babbo mi ha io non ho tifato Milan perché vince, ma mi hanno trasmesso la fede io sono familiare. Poi ma chiaro dipende, che, dipende. Allora, ma, no, però sembra sempre che le grandi squadre non abbiano mai momenti di sofferenza. Io vorrei essere stato, i milanisti lo sanno, negli ultimi 7-8 anni per capire come eravamo ridotti. Lo so che loro fanno fatica a capirlo, però veramente... No, non il è discorso che fa lui, non fa da una parte non fa una piega, però io avrei voluto vedere lui, se invece di nascere a Bologna, dove comunque c'è una squadra che non vince, ma ha storia, pubblico, sì. Se fosse nato a Rovigo, a Biella o a Conventello o a Cuneo, magari forse anche tu eri dell'Inter, del Milan o della Juve. Però 60 chilometri non sono mica pochi, eh? Ah, vabbè. Prendi 60 chilometri! Andiamo con ostico pronostico, via! Io sono di Arco. Coppa Italia e campionato, via! Andiamo veloci che andiamo verso la chiusura. Juventus Fiorentina, Coppa Italia per Davide Gaddo, Luca e sempre il derby. Davide, mi devi dire il risultato secco. 1-1 Juve Fiorentina. E quindi passa la quelli sbagliati. Juventus, sì, perché è 1-0 la Juventus all'andata, no? Esatto. Gaddo. Stavo per dire anch'io, mi associo, l'1-1 ci può stare, partitaccia schifosa e 1-1 va bene. Sì, in linea insomma con la qualità pessima. All'andata vi voglio... Beh, c'è stato un dominio della Juve, no? È stato bellissimo, no, della Juve, della Fiorentina. Io ho preso la Gazzetta e non la compro mai, mai la compro. C'era tabellino della partita, tiri in porta, Juve 0, finale 1-0 per la Juve. Esatto. Ha fatto un miracolo! Sempre Luca, derby. Allora, voglio essere fiducioso, voglio essere. 2-1. Voglio essere. 2-1 per l'Inter, sempre. Cioè, le palle dici 1-2. Cioè, le palle dici quello devi che... Devi essere coerente con quello che hai detto prima, 1-1. 1-1, dai, anche secondo me. Io sono... Ha avuto le palle, mi bravo. Mi ispira l'1-1, dai, come nel 2000. È romantico. È romantico, è romantico. Campionato, andiamo col campionato. Weekend del 23-24 aprile, Bologna-Udinese, Sassuolo-Juventus, Inter-Roma e Lazio-Milan. Davide. Noi ci manca la metà della squadra perché li abbiamo lasciati a Torino. E l'Udinese va adesso. Però direi anche lì un 2-2. 2-2 spettacolare al Dallara. Sassuolo, come l'anno scorso tra l'altro. Sassuolo quando gioca con voi metà primavera, Gaddo. Sassuolo-Juventus, Gaddo. Sassuolo, dai... 1-1 ancora. Ormai la fantasia. Inter-Roma, il ritorno di Mourinho a San Siro. Inter-Roma, la Roma è una partita tosta, secondo me. La Roma l'abbiamo asfaltata 2 volte su 2, non si farà asfaltare tutte le volte. Secondo me ce la dobbiamo sudare molto di più delle 2 volte precedenti. Ma dico 1-0 molto sofferto. 1-0 per l'Inter sofferto, chiudiamo sempre con Lazio-Milan, domenica sera 20:45. Io non la vedo. Ma li piallate sempre, dai! Li abbiamo sempre piallati. Li piallate sempre! Io la vedo bene, io vedo un 1-1.
Non la niente, vedo bene. Perdiamo, abbiamo capito che perdiamo. Vabbè, in questo momento, con questi risultati, perdiamo lo scudetto. Vabbè, però andate in finale di Coppa Italia, secondo lui. Semprini è c'è sempre il discorso, noi Coppa Italia, loro scudetto, ti sta bene? A me sì. Cazzo, io no. Scusate, cavolo me ne frega. Dai, portiamo a casa il trofeo almeno, poi andiamo a Roma in finale il 16 maggio, magari con la Juve, dai, noi siamo per le coppe, dai. Va bene, allora dobbiamo ricordare che non c'era Camilla, ma alla fine della trasmissione ci saranno le pagelle ugualmente. Chi le ha fatte? Chiara, la nostra... Cioè, cosa mi fai fare? Ma sì, hai lavorato, Chiara non ha mai lavorato tra Cesena e Bologna, le pagelle non ha mai lavorato così tanto come esatto. Questo lunedì. No, Camilla, Camilla, ricordati, noi domani guardiamo i dati Auditel e vediamo. Non sappiamo se lunedì prossimo vediamo. Ci sarà Camilla, eh? Esatto. È già stata piallata da Sub-Zero l'anno scorso. Esatto, no. Quindi se Davide riuscirà in questo intento, Camilla, noi... Non sarai più la nostra Miss Furbizia. Grazie allora Davide, spero che ci tornerà a trovare presto. Grazie a voi. Luca Mastrangelo, grazie. Buon derby per domani, così come sempre. Poi noi ci troveremo lunedì e parleremo soprattutto di questo. E grazie a Gaddo Gaddoni. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ciao. Di cartellino giallo dalla vostra Chiara Piper. Iniziamo subito a dare i numeri. Inter voto 7. Inutile ascoltare le male lingue che affermano che Motta ha in qualche modo agevolato i nerazzurri. Essendo Spezia l'anagramma di spiazze, la partita non poteva che finire così. Fato, non parole. Zonla voto 3. Come i secondi che doveva metterci per togliersi un orecchino. Sembra incredibile ciò che è accaduto. C'è chi ha detto nemmeno in eccellenza, ma va detto che essendo ormai la Serie A un campionato minore, certi eventi possono anche essere spiegabili razionalmente. O forse no, paranormal activity. Giampaolo, voto 10, di incoraggiamento. È indubbiamente il numero uno al mondo nella scelta del procuratore. Chi lo critica non capisce che un allenatore ha bisogno di almeno qualche anno per trasmettere la sua filosofia di gioco alla squadra. Se un presidente non concede mai al maestro il giusto tempo per incidere, non vedremo mai la sua mano. Luminare incompreso. Maignan, voto 7,5. Non subisce gol da 654 minuti. Ultimamente ferma anche i moscerini che provano a valcare la linea di porta. Ricorda il maestro Miyagi, che prende le mosche con le bacchette. Karate Mike! Juventus, voto 5,5. Non è facile pareggiare in 11 contro 9, perché entrano in campo dinamiche per le quali si rischia anche di perdere. È vero, i risultati non stanno arrivando, però che bel gioco! Ah no, aspetta! Come ha detto qualcuno, poco allegri. Lazio, voto 5,5. Se dalla Bundesliga cambi canale e guardi Lazio-Torino, ti chiedi, ma dove sono capitata? Grazie del contributo, Mauri. Sarrismo, ma non troppo. Manchester City, Liverpool, senza voto. Non l'ho vista perché in contemporanea c'era Fiorentina-Venezia. Iconé, Biraghi, Malé e Cabral versus Johnsens, Okereke, Caldara e Busio. Irrinunciabile. Questione di priorità. I numeri di Chiara finiscono qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!